Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, come abbiamo fatto le novità in profumeria e drugstore in ambito make-up, oggi vediamo le novità in ambito skincare e fragranze, perché me l'avete chiesto in tante, quindi ho deciso di reintrodurre anche le fragranze. Dunque, abbiamo tanto da vedere insieme, quindi partiamo subito. Ovviamente questo non è un video recensione, perché alcune cose ho iniziato a provare da pochissimo, altre non le ho ancora provate. Semplicemente vi dico che ci sono e se trovate delle attinenze col vostro tipo di pelle o vi incuriosiscono, vi invito ad andare in profumeria a provarle. Partiamo subito da una maison a me molto cara e sto parlando di Guerlain. Guerlain ha lavorato molto nell'ambito skin con queste proposte Fall 2017, lanciando sul mercato tre prodotti nuovi, di cui io ne possiedo due. Il terzo è la maschera in gel, che vedremo poi successivamente. Ma parliamo delle due novità invece che possiedo e che secondo me sono molto, molto interessanti, nonché rivoluzionarie nel loro genere. Partiamo dal prodotto che sta facendo parlare molto di sé, ed è il nuovo Abeille Royale Huile Neuve Jeunesse. Come sapete, io ho amato profondamente il suo predecessore, che era l'Abeille Royale, olio classico, lo utilizzavo anche da miscelare nel fondotinta. Con questo nuovo prodotto non si può fare, ma proprio perché per gli attivi che ha in sospensione rischierebbe di far virare il pigmento colore del fondo, solo per questa ragione. È un prodotto assolutamente innovativo, perché? Perché viene definito come il potere di un siero, la ricchezza di un olio e la freschezza di una lozione. È stato reinventato per le donne moderne, per chi ama il potere nutriente dell'elasticizzante di un olio, ma non ama la pesantezza della texture di un olio, quindi sentirsi untuosa, il doverlo lavorare molto sul viso. Qui abbiamo una texture innovativa perché è olio in acqua, quindi noi abbiamo la percezione di stendere dell'acqua. L'assorbimento è immediato. E gli attivi chiave di questa formula girano intorno fondamentalmente al miele. In particolar modo al suo interno abbiamo il miele d'Apinere, è proprio specifico per Abeille Royale, tra l'altro è una rara specie endemica che viene raccolta nell'isola di Ouessant al largo delle coste bretoni. E poi abbiamo l'olio di mirra. Se voi vedete in fondo al pack ci sono delle particelle, bisogna infatti ogni volta che lo applichiamo agitare il flacone in modo che, vedete, le perle entrano nella sospensione del prodotto e noi quando eroghiamo col pump si rompono a contatto con la pelle, noi assorbiamo il principio attivo che rimane puro appunto perché incapsulato. È un prodotto che può sostituire del tutto un siero o mettersi come step antecedente. Che cosa promette? Promette estrema luminosità, levigatezza e rassodamento. È un anti-age strutturato e non vedo l'ora di provarlo. L'altro prodotto novità, secondo me molto interessante, è il Black Bee Honey Balm e già il nome richiama la sua texture. Questo è un prodotto che ha una sovraconcentrazione di miele al suo interno, ovviamente parliamo sempre di miele d'Apinere. E la sua fragranza conquista in quanto è un frutto di un'assoluta di miele. Sia la texture che la fragranza sembrano veramente miele puro. È un prodotto estremamente cicatrizzante e riparatore e si può applicare sia come trattamento viso giorno e notte, sia nelle zone che hanno proprio secchezze, ruvidità, poca elasticità, come possono essere mani, gomiti. È un prodotto all over in un formato tra l'altro da 30 ml che è perfetto anche da essere posato in borsetta. Sicuramente un prodotto interessante per chi ha la pelle molto secca o estremamente fragilizzata. Proseguiamo poi con un'altra novità molto molto interessante firmata Estée Lauder. Io questo l'ho ricevuto tramite Octoly e ringrazio il brand di avermelo omaggiato. Ovviamente sapete che non ve lo dico ogni volta, però insomma le opinioni sono chiaramente le mie. La cosa interessante di questo contorno occhi è che è un anti-age globale. Ha una tecnologia tale che gli permette di lavorare su tutte le problematiche della zona perioculare, quindi non solo l'invecchiamento, quindi rughe sottili e profonde, ma anche borse e occhiaie, quindi tutti quelli che sono gli inestetismi della zona perioculare. Innanzitutto ha un brevetto depositato, cosa che a me interessa sempre tanto, e ha all'interno una concentrazione 2x di acido ialuronico e Trademark Chronolux Technology che lavora appunto su tutti questi segni legati al periodo oculare.
Ha un applicatore poi a 360 gradi cushion che serve per dare questo senso di freschezza e facilitare l'applicazione del prodotto. La texture è sottile, quasi una lotion, e l'applicatore, come vedete, è fatto in questo modo: si applica 3 volte sotto il perioculare e poi si lavora e si porta ad assorbimento il prodotto. Io amo moltissimo la linea Advanced Night Repair, il loro siero secondo me è un anti-age iconico e questo che si chiama appunto Advanced Night Repair A Concentrate Matrix, secondo me è un bellissimo prodotto, appunto perché non è soltanto trattante ma anche fortificante della zona del contorno occhi. Poi, Maison Lancôme ha lavorato molto bene proponendo una nuova versione dell'amatissimo Advanced Genifique con il nuovo Advanced Genifique Sensitive. Allora, innanzitutto è un siero che comprende 2 fasi diverse che vengono miscelate al momento in cui lo mettiamo in uso. Occhio perché una volta che le misceliamo, la sua durata dall'apertura è di 2 mesi, quindi bisogna portarlo a compimento, cioè a termine nel tempo stabilito. Una cosa che non vi ho detto, scusatemi, anche se sembra grande il flacone di Estée Lauder, sono i 15 ml canonici del contorno occhi. Tornando a noi, io adesso non l'ho ancora miscelato proprio perché sto portando a termine la mia routine. Come vedete qui abbiamo il siero e nella capsula blu c'è la sospensione della doppia fase. Noi lo rompiamo, lo agitiamo, inseriamo la pompetta e abbiamo il siero premiscelato per la sua applicazione. Che cosa cambia dall'Advanced Genifique classico? Che questo è specifico per tutti quei momenti in cui la pelle non è sensibile perché abbiamo una pelle tendenzialmente reattiva, diagnosticata a livello dermatologico, ma per i momenti di sensibilizzazione, ad esempio momenti di grande stress, sbalzi climatici, stress atmosferici, alimentazione sbagliata, poco sonno, la pelle si fragilizza e presenta quelle caratteristiche che non sono le caratteristiche classiche della nostra pelle, bensì manifesta un malessere che può essere pizzicore, bruciore, pelle che tira, sensazione di mancato comfort. Ecco, questo siero e corre ai ripari in questo senso. È un trattamento intensivo per tutti questi momenti in cui la pelle è ipersensibilizzata e non vedo l'ora di provarlo. Poi, altra novità secondo me molto interessante, questo è già in uso, è firmata Dr. Brandt ed è il trattamento Plump and Prime by Day, Nourish and Restore by Night. Si chiama Needles No More 3D Lip Plump Fix. È un prodotto geniale, secondo me, è fatto in questo modo. Noi lo apriamo, avete 2 serie di buchetti di 2 colori diversi. Rotella qui è sopra il lucchetto. Se noi giriamo PM e schiacciamo qua sotto, esce il trattamento notte. Se noi giriamo AM, esce il trattamento giorno. Una volta terminato l'utilizzo, si riblocca. È un trattamento fatto per curare le labbra a 360 gradi, di base ovviamente è un anti-age che serve per dare questo effetto plumping alle labbra, levigare le rughette e nutrire le labbra. La parte da giorno ha un effetto quasi mattificante della superficie delle labbra e fa anche da primer rossetto, oltre a darci l'effetto volume. Cosa interessante è il fatto che non ha quel pizzicore tipico da mentolo che dà fastidio, ma si sente un leggerissimo pizzicore dato proprio dall'attività del principio attivo e si sente. Ed secondo me già dopo un paio di giorni inizia a essere visibile questo effetto un po' più pieno delle labbra. Il trattamento notte invece è leggermente mentolato come percezione, ma è molto sottile, tant'è che io credevo non mi idratasse, e invece lascia le labbra veramente morbidissime. Quindi è un trattamento secondo me completo, molto bello per chi vuole una cura in più, diciamo, per il contorno labbra. Poi ve lo faccio vedere a titolo informativo. Dior ha riformulato il famosissimo One Essential e adesso si chiama One Essential Skin Boosting Super Serum. È il primo trattamento in Maison Dior detossinante cellulare, quindi proprio lavora su tutti quelli che sono gli accumuli, no? Che nelle nostre cellule rallentano il processo di riparazione, quindi generano invecchiamento. E in più lavora anche sulla rigenerazione cellulare intensa. Lo voglio assolutamente provare, io ero già amante della versione precedente, sono sicura che hanno fatto un ottimo lavoro. Poi, Shiseido è uscito con la linea Uaso. La linea Uaso è una linea di base idratante, idratante ma specifica, nel senso che sono state suddivise le texture per i tipi di pelle, quindi ho il free e più lotion per le pelli secche, crema più ricca per le pelli, scusate il contrario, per le pelli secche, lotion oil free per le pelli grasse.
Hanno inserito in gamma anche la detersione e una lotion, quindi un tonico lotion. Hanno inserito il peeling e hanno inserito la crema colorata da giorno che si chiama Color Smart, anch'essa divisa per i tipi di pelle. Quindi vedete la linea arancio che è quella per pelli secche e la linea verde che è quella per pelli miste. Infatti la differenza è che quella verde è senza olio, senza corpi grassi. Entrambe sono SPF 30, io le ho provate, sono molto leggere sul viso, un leggero velo uniformante, ma per chi volesse provare la routine di trattamento Uaso, quindi non cerca un anti-age specifico o un trattamento curativo specifico, ma un idratante globale, potrebbe essere interessante, se non fate un trucco, una base strutturata, provare anche le creme colorate. Sephora. Sephora è uscita con questo nuovo prodotto che si chiama Gel de Super Idratante. Dovrebbe essere un gel super idratante a base di acido ialuronico. Allora, io avevo tantissimi campioni e l'ho provato diverse volte. Innanzitutto, guardando l'INCI, il sodio ialuronato, quindi il derivato dell'acido ialuronico, è veramente tanto, tanto, tanto in fondo. Ma non voglio neanche dire questo perché comunque l'acido ialuronico si ha la possibilità di metterlo nei cosmetici, in cosmetica, in percentuali non troppo elevate, quindi proprio sono limiti cosmetici. Tuttavia, è un gel che si presenta azzurrino. La cosa che mi piace è che non è gellificato tanto da essere troppo appiccicoso, ma a contatto con la pelle diventa quasi acquoso. La sensazione leggermente appiccicosa torna una volta che il prodotto viene assorbito. Diciamo che non lo trovo particolarmente idratante, non lo trovo particolarmente illuminante e non trovo neanche particolarmente piacevole il suo indosso. Quindi ecco, non lo acquisterei. Però fatemi sapere se qualcuno di voi invece lo sta usando e si trova bene, scrivetelo nei commenti perché mi interessa. Poi, Yves Rocher ha lavorato molto bene e ci presenta un sacco di novità. La prima è la nuova rivisitata linea Pure Calmil per la detersione, che è la linea alla camomilla. Abbiamo il gel nettoyant, tra l'altro con camomilla di derivazione di agricoltura biologica, poi abbiamo il 2 in 1 dimacchiante tonic che fa viso e occhi, quindi molto interessante, e il prodotto che sicuramente mi incuriosiva di più è l'huile micellaire démaquillante, anche questo camomilla biologica, anche questo fa viso, occhi e labbra, quindi addirittura labbra. Ed è un olio che io ho sentito la texture molto molto sottile, addirittura si potrebbe utilizzare solo con un dischetto di cotone. La cosa pazzesca è che strucca l'acqua ovunque e quindi non vedo l'ora di metterlo in uso in modo continuativo. E sono andata all'evento di lancio a Milano e vi faccio vedere cosa ho portato a casa. Tra l'altro l'evento si chiama Momenti Detox ed era veramente molto bello. La nuova linea Elixir Jeunesse. È una linea a doppia azione che viene definita anti-età e detox ed è una linea piuttosto vasta che prevede diversi step per una routine completa. Si parte dalla detersione con la acqua micellare che fa viso e occhi, antinquinamento e detossinante, con l'estratto super concentrato di Afloya. L'Afloya è l'estratto che contraddistingue tutta questa linea. E stavo leggendo, sì. L'Afloya viene dal Madagascar e ha due importanti virtù, rigenerazione e protezione. La linea, a differenza della precedente, è senza siliconi, senza parabeni e senza oli minerali, quindi siamo sempre più verdi in questo ambito. Proseguiamo poi con un prodotto che ho già avuto modo di provare e secondo me è eccezionale. Non so se ve lo ricordate, si chiamava Elixir 7.9 anni fa, io lo comprai già allora. Si chiama adesso Elixir Jeunesse, ho sbagliato pezzo. Elixir Jeunesse ed è viene definita Double Action Essence. Perché? Perché è un siero dalla texture quasi senza materia, è sottilissimo e tra l'altro secondo me è fantastica di tutta la linea la fragranza. Abbiamo poi il contorno occhi, il famoso contorno occhi con l'applicazione con le biglie, anche questo ovviamente estratto di Afloya ed è un roll-on defaticante come tipo di effetto. Poi abbiamo la crema giorno, quindi pelli normali e miste, sempre effetto super concentrato di Afloya, ristrutturante anche, e molto interessante il trattamento notte che viene chiamato Sleeping Care. Perché Sleeping Care e non crema da notte? Perché Yves Rocher ha lavorato molto sulla texture di questo prodotto, cercando di renderlo il più possibile sottile e a rapido assorbimento, proprio per non avere la pesantezza delle vecchie texture di creme da notte che davano questo senso occlusivo, sporcavano il cuscino, non si assorbivano mai, a meno che non avessimo le pelli molto secche. Ecco, questo è uno sleeping care per tutti i tipi di pelle, anche le miste, perché si assorbe subito.
Abbiamo poi per finire un prodotto che ho apprezzato molto che sia stato inserito nella linea, che è la maschera. Si chiama Riparazione Antinquinamento Maschera Flash Ossigenante e quindi non vedo l'ora di farla. Questa lavora anche proprio sul purificare i pori in modo da essere al massimo recettivi rispetto alla linea. Ottimo lavoro, Yves Rocher. Proseguiamo con Kiehl's e ci tengo perché questa in realtà non è una novità, ma è una novità l'idea e io la voglio sostenere fino alla fine. La famosissima Ultra Facial Cream, che voi sapete io compro e compro da anni e mi piace tantissimo, è l'idratante protettivo della linea Kiehl's, è stato fatto in un super pack da 125 ml disegnato da Matthew McConaughey in persona per, in partnership con Autumn Speak. Autumn Speak è un'associazione per proteggere le vittime di autismo. Hanno dato tra l'altro questi puzzle bellissimi che ricordano appunto che l'autismo colpisce 70 milioni di persone e spesso non si sa come approcciare al problema, le famiglie si sentono abbandonate, non hanno punti di riferimento e quindi meno male che un brand così importante e una celebrity così importante si siano uniti per dar vita a un progetto di sostegno di una campagna, secondo me, davvero importante e quindi da sostenere. Trovate questo pack fatto in questo modo, disegnato tra l'altro da lui in persona, vedete anche il suo nome. Se avete voglia di fare un salto da Kiehl's, volete una buona crema idratante e aiutare una causa che secondo me merita, lei. Poi, piccolo inserto in questo video, hanno fatto finalmente la mini size di Herborian del Black Scrub Mask. Finalmente lo troviamo da 15 ml. Per chi volesse provare un trattamento al carbone, ma ha paura appunto che sia troppo aggressivo, arrossante, sensibilizzante, eccetera, adesso lo possiamo trovare anche in questo modo. L'ho pagato 9,90. Lavora proprio sul, come si può dire, sull'affinare la grana della pelle, sul purificare. Io stessa avevo paura che il carbone fosse troppo strong. Ottimo trovarlo anche in flacone piccolo. Poi, questo non ce l'ho, però spero di poterlo comprare presto e quindi ve lo cito. Clarins, voi sapete quanto io ho amato il Double Serum, è stato il primo prodotto di cui abbia memoria in profumeria ad avere due fasi idrica e lipidica nello stesso pack. È stato riformulato, questo è il nuovo che non ha più le due fasi, ma come vedete non sono più divise, ma sono un tubo all'interno del flacone. Io qui non ho trovato informazioni in merito al cambiamento che è stato fatto a livello tecnico, quindi non ve lo so dire. Semplicemente ci sono sempre i 20 più 1 estratti di piante e lavora appunto sulla questa doppia formula e a base di curcuma con una serie di risultati già visibili dopo 7 giorni. Spero di provarlo presto, ma intanto vi dico che c'è. Yves Saint Laurent ha proposto e ha messo addirittura nell'Expo del trucco il nuovo Démaquillant Expert Biphasé Douce. Qui Douce o Douce, francese viene a me. Comunque, questo nuovo detergente bifasico specifico per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto, quindi lo voglio assolutamente provare. Poi, Pixi, questo l'ho preso su Lookfantastic, è uscito con un prodotto che mi incuriosiva tanto, in realtà con due, anche il Balm, ma non mi incuriosiva così tanto. E quindi ho preso la Rose Caviar Essence, è una essence che si presenta in tubo con perle in sospensione ed è un prodotto a base di rosa, vitis vinifera, con appunto questo si vede tante, con questo attivo microincapsulato. Si mette al posto di un siero, quindi proprio sostituisce a tutti gli effetti un siero. Io mi aspettavo fosse più una essence nel senso classico del termine. In realtà è come se fosse una fusion tra una essence e un siero. La texture è gellificata. Si usa mattina e sera dopo aver deterso e tonificato la pelle, premendo il siero sulla pelle, proprio per aiutare, tra l'altro fa anche viso, collo e décolleté, portando il prodotto ad assorbimento. È un prodotto che lavora ovviamente sull'anti-age, dando comunque un effetto estremamente idratante ed illuminante. Ovviamente si riferisce anche al suo effetto antiossidante e quindi lo proverò molto volentieri. L'ho già provato a casa di un'amica al suo, la texture l'ho trovata leggermente appiccicosa, ma non mi voglio esprimere perché prima lo voglio provare per bene. Ultima referenza di cui vi parlo e poi passiamo alle fragranze è Biotherm. Biotherm è uscito con la nuova linea Skin Oxygen, anche qui che si muove proprio verso l'antipollution, quindi l'anti-inquinamento. La linea comprende il detergente,
Il siero antiossidante, che viene definito riparatore dei danni urbani visibili, quindi smooth, even and bright, addirittura c'è scritto antipollution PM 2.5, quindi anche le particelle più sottili di inquinamento. E poi ho da provare il cooling gel, che è specifico per pelli da normali a grasse perché è oil free ed è un illuminante 12 ore. Questi sono i prodotti che io ho da provare in taglia deluxe, ma credo sia presente anche il tonico, ma non ne sono sicura. Però intanto vi faccio presente che ci sia il detergente, che tra l'altro è un fondant moussant, è un melting gel, quindi proprio per una pulizia profonda della pelle. E quindi insomma, bella idea, viviamo in città molto inquinate, può essere assolutamente interessante provarlo. Allora, adesso prendo le piramidi olfattive che mi sono già tirata giù e parliamo delle fragranze. Allora, partiamo da Guerlain Black Perfecto by La Petite Robe Noire. Questo prodotto può trarre in inganno perché vedendo il pack, vabbè, è lo stesso, ricorda, è uguale praticamente come forme alla Petite Robe Noire. In realtà non ha molte cose in comune con la precedente fragranza, tuttora in gamma, perché è un prodotto che vuole rivolgersi a un pubblico diverso. Nello spot pubblicitario vedete la silhouette che toglie l'abitino nero per indossare il giubbotto di pelle, quindi una fragranza sicuramente più rock, più giovane per una donna più contemporanea, più urbana, e anche la piramide olfattiva racconta questo, oltre che il packaging. All'interno abbiamo innanzitutto viene definita una fragranza del gruppo orientale floreale. Il naso di questa fragranza è Thierry Wassé, credo, scusatemi. Note di testa abbiamo amarena, mandorla e tè nero. Rose, le note di cuore sono rosa e liquirizia e le note di base sono cuoio, muschio nero, patchouli e fava tonka. Quindi vedete che man mano che arriviamo verso l'essenza vera del profumo diventa molto più intenso, più profondo, più ricco, no? E quindi io l'ho già provato, l'ho già sentito all'evento Guerlain a Milano e devo dire che è un profumo che ha una fortissima personalità. Vi consiglio di andarlo assolutamente a sentire. Poi proseguiamo con chi di voi ama la Vie Belle? Tutte noi amiamo la Vie Belle, nuova versione, la Vie Belle L'Éclat. È un eau de parfum, tra l'altro con un packaging secondo me stellare. Guardate qua che roba, sembra tutto lavorato nel cristallo. Ed è una fragranza del gruppo Orientale Floreale. È stata lanciata appunto nel 2017. Abbiamo come nota di testa bergamotto, come nota di cuore fiore d'arancio e fiori bianchi e come note di base sandalo e vaniglia. Quindi rimaniamo negli questi profumi molto dolci, tipici di tutta la linea La Vie Belle. Ma la prima volta che l'ho sentito al Press Day Lancôme ho avuto la percezione che fosse un profumo luminoso. Se devo dargli un aggettivo è luminoso. Secondo me anche questo merita di essere sentito. Poi proseguiamo con un profumo che non ho, ma che vi mostro, il nuovissimo Gabrielle di Chanel. Questo sta facendo parlare molto di sé, ovviamente Chanel quando lancia un profumo ha sempre un grande hype, questo sul mercato. Gabrielle di Chanel è una fragranza del gruppo Floreale. Il naso di questa fragranza è Olivier Polge. Le note di testa sono mandarino, pompelmo e ribes nero. Note di cuore, tuberosa, ylang ylang, gelsomino e fiore d'arancio, quindi andiamo un po' nel più profondo. E come note di base, sandalo e muschio animale. Quindi sicuramente un profumo che fa parlare di sé. Veniamo all'ultimo che mi è piaciuto tantissimo e che voglio categoricamente comprare. È la nuova Eau de Parfum firmata Hermès. Si chiama Twilly d'Hermès. Infatti, questo di questo è quello di cui ho più campioni e diversi li ho già usati. È una fragranza del gruppo Floreale. Il naso di questa fragranza è Christine Nagel. La nota di testa è zenzero. Nota di cuore è tuberosa. Note di base, sandalo. Quindi, sicuramente un profumo particolare, secondo me elegantissimo e quindi mi piacerebbe appunto acquistarlo. Vi faccio vedere poi la nuova versione di Miss Dior di Dior. Miss Dior è stato rifatto. Oh mio Dio, non avevo visto. C'è il mio nome inciso.
Sono emozionata. Grazie. Sono andata all'evento di presentazione di questo profumo a Milano e devo dire che io ho sempre amato Miss Dior, l'ho amato in tutte le sue declinazioni. E per l'estate mi è sempre piaciuto molto Blooming Bouquet, mi sono affezionata ad Absolutely Blooming. Miss Dior, probabilmente il classico, era la fragranza un pochettino più opulenta della linea. Questo nuovo è una cosa. Innanzitutto è molto meno pesante, se si può definire pesante un profumo, è molto meno orientale, molto meno opulento, è come se fosse il figlio di Miss Dior, una nuova fragranza più giovane. Si sente comunque la ricercatezza e l'eleganza tipica di Miss Dior, ma in una veste tutta nuova, secondo me nettamente più contemporanea. È un profumo buonissimo. Ovviamente vi ho selezionato quelli che io ho preferito delle nuove uscite. Metto solo un punto di domanda su Gabrielle perché non l'ho ancora indossata abbastanza per potervi dire la mia. Niente, io qui ho terminato con le novità in profumeria. Spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se c'è qualcosa di cui volete un video dedicato perché volete un approfondimento particolare. Spero veramente che questo video vi possa essere utile. Un bacione e al prossimo video!